Udrete allora di torbide passioni e di storie cruente, storie innaturali, di giudizi del cielo rimpiattati negli eventi, stoccate micidiali date per caso, morti progettate e istigate a distanza, e per finire per tutto scioglimento proprio ora. Propositi sviati che ricadono sul capo di colui che li ha ideati. Tutto questo lo riferirò con grande fedeltà, da testimone. Chi è là? No, rispondi tu. Fermo. La parola. Peverre. Barnardo. Io. Guarda, tranquilla. Non si è mosso un topo. Allora, buonanotte. Buonanotte. Se inconci per la strada, gli altri due, mettigli un po' di fretta, per favore. Mi sembra sentirli. Chi va là? Soldati e amici. Sudditi del regno. Buonanotte a voi. Lo stesso a te. Ma chi t'ha dato a te? Barnardo. È là al mio posto. Buonanotte. A Barnardo. C'è ancora razzo con te? No. Solo un pezzo. Orazio, benvenuto. Benvenuti. Stanotte com'è andata? Ricomparsa? Non ho visto niente. Orazio è tutta una fregnaccia. C'è proprio crede che esiste il pauroso prodigio che ci è venuto a trovare per ben due volte. Ci ho detto allora, resta, stiamo insieme a vedere scorre i minuti di stanotte. E se il prodigio torna, allora dacci ragione e parla. Su, che non ritorna. Siedi qui un momento. Fatti aggredire ancora queste orecchie così recalcitranti. Ascolta bene ciò che abbiamo visto. D'accordo. Dai, sediamoci, racconta la tua storia. Sebbene ancora verde sia il ricordo di mio fratello Amleto e a tutti piaccia serbare il lutto e corrugare uniti la nostra fronte in una sola angoscia, tuttavia la ragione sempre in armi ci fa più saggi e fa pensare a lui insieme alla memoria di noi stessi. Per questo, con Letizia addolorata, con la gioia e le lacrime negli occhi, col mirto al funerale e il pianto a nozze, bilanciando nel cuore le emozioni, colei che mi è regina e fu sorella e alla dote il comando dello Stato, ho preso e scelto in moglie. Vi ringrazio per i buoni consigli da cui è nata l'idea di questa unione. Ora sappiate ufficialmente questo. Forte braccio, screditando il valore mio e il nostro, o pensando che morto mio fratello, lo Stato sia caduto nel disordine, illuso in questo d'essere il più forte, non fa che bersagliarci con messaggi che esigono la resa delle terre perdute da suo padre e legalmente cadute in proprietà di mio fratello. E basti su costui. Veniamo ora a noi e al nostro consiglio. Ho scritto al Norvegia, lo zio di Fortebraccio, ignaro quasi nella sua vecchiaia di ciò che fa il nipote, che lo fermi, dal momento che leve e prescrizioni si fanno tra i suoi sudditi. E volte mando il bravo Cornelio, al mio vecchio Norvegia porteranno il mio saluto, senza oltrepassare, trattando con il re le prescrizioni, fissate estesamente negli articoli. E ricordatevi, la sveltezza è la prova dello zelo. Eccolo, il mondo è questo. Un giardino abbandonato dove trionfano le erbacce più comuni, dove ricca è la putrefazione. È morto da 2 mesi? No, di meno. Ed era un reglorioso, un iperione paragonato al bruto che è costui, così pieno d'amore per mia madre da temere che il vento la pungesse. Cielo e terra che valgono i ricordi.
Era attaccata a lui come se fame e sete in lei nascessero da ciò che la saziava e dopo un mese... Basta. Non pensarci. Fragilità, il tuo nome è donna. L'accia notte, quella stella occidente lì del polo, illuminava proprio quella parte del cielo dove è ora. E io e Marcello, mentre suonava... Ti sta un po' zitto, è quello là che torna! È sempre lui, somiglia a Re che è morto! Ora a te che tanto studiato parlagli! Ma non è uguale al Re, guardalo, razzi! È come lui, è strano e fa spavento. Vuole che gli si parli! Parla, ora! Chi sei tu? Che a quest'ora della notte occupi illegalmente con l'immagine e col passo con cui a volte marciava il re di Danimarca? Parla, è un ordine! Oh, si è offeso! Parla, parla, t'ordino di parlare! Non ho fatto sparinci, dirà più niente! Allora, razzo? È tutta fantasia o qualcosa di più? Tu stai tremando e sei pallido, cosa pensi? Giuro su Dio che non ci crederei se la prova tangibile e concreta non fossero il mio. È il re o no? Come tu sei te stesso. L'armatura era quella che indossava nelle campagne contro i norvegesi. L'occhio cattivo come quella volta che si infuriò contro i polacchi e rovesciò le slitte mentre parlamentava è proprio strano. Proprio così si è presentato nelle guardie d'altre due porte. La stessa voglia di guerra. E quest'ora morta. Davvero, non so cosa pensare. Forse il presagio... di un rivolgimento, di un violento disordine nel regno. Ne casca a cece. Chi me lo sa di perché sono così amari? Così stretti turni le guardie ogni notte? E perché tutte starmi avanti e indietro? Perché tutti sti cannoni in fonderia? E perché fa lavorare i carpentieri senza più fa distinzione fra domenica e giorni di lavoro? Che sta a gravà su di noi? Chi me lo sa di? Io. E lo si sa anche in giro. Il re defunto, la cui forma ci è apparsa proprio ora, fu dal re di Norvegia, forte braccio. Mosso da invidia o dall'emulazione, affrontato in duello. E il grande Amleto, prode com'era e pari alla sua fama, uccise Fortebraccio, il quale, in forza di un accordo sancito dalle leggi comuni e dal diritto della guerra, perse insieme la sua vita e i suoi possessi, che passarono in premio al vincitore. A sua volta, dal nostro re, fu impegnata una parte dei suoi feudi, che sarebbe toccata qualora fosse riuscito vincitore a Fortebraccio, proprio come toccarono, in virtù dei patti convenuti e della stessa clausola, le sue terre al nostro re. Ora, il secondo Fortebraccio, il giovane, pieno di fuoco, incauto, intemperante, ha raccolto qua e là dei fuorilegge sbandati nelle steppe e li ha addestrati a carne da macello per imprese dove ci vuole fegato. E la prima di queste imprese, sembra, è di ritoglierci con la violenza i feudi di qui sopra, perduti da suo padre. Ecco il motivo, secondo me, che spiega gli armamenti, queste guardie notturne così rigide, l'allarme e il turbamento nel paese. Fate piano, ritorna! Ora lo affronto anche se armato. Laerte, allora, che novità mi porti? Parlavi di una supplica. Una supplica. Mai parlerai a re di Danimarca sprecando il fiato. E cosa chiederesti che io non ti offra più che tu mi chieda? La testa non è più congiunta al cuore, o la mano alla bocca che non siano tuo padre e la corona che io porto. Che cosa vuoi, Laerte? Il tuo consenso, mio temuto signore, e il tuo permesso di ritornare in Francia. Di là venne di corsa per la tua incoronazione, ma i miei pensieri, lo confesso, corrono, reso il mio omaggio ancora là, in Francia, e chiedono in ginocchio di volare. E tuo padre? Polonia, cosa dici? Signore, mi ha strappato un mezzo sì dopo mille promesse. In conclusione, al suo capriccio ho messo il mio sigillo. Vi prego di permettergli di andare. Va dunque, e godi del tuo bel momento, Laerte, e spendilo a piacere. Ora a noi, Amleto, mio nipote e figlio. Troppa famiglia, ecco di cosa soffro. Non è bene. Non può venirne bene. Fermati, miraggio! Se hai l'uso della voce o di altri suoni, parlami! Se c'è qualcosa che io possa fare che per te sia sollievo e per me merito, parlami! Se hai segreta veggenza di sciagure che minacciano il tuo e il nostro paese, oh, parla!
sei sepolto nel ventre della terra, tesori estorti da ammucchiati in vita, attorno a cui l'anima si aggira, parlami! Fermati! Fermalo, Marcello! Come? Col mitra, gli sparo! Se non si ferma, sì! È qui, dai, è qui! Se n'è andato! Che spettacolo! Che stupida e ridicola barbarie! Noi eravamo pagliacci e lui un re, ma un re fatto d'aria, invulnerabile! Il gallo gli ha impedito di parlare. L'ho fatto trasalire. Come qualcuno impaurito dal ricordo di una colpa, sorpreso da un richiamo, mi hanno detto che il gallo trombettiere del mattino con i suoi squilli sveglia il dio del giorno. E a quelle note stridule gli spiriti che folleggiano e vagano di notte per l'aria, la terra o gli altri elementi si apprestano a tornare in prigionia, è vero dunque. Questa apparizione ce l'ha dato la prova proprio ora. E nel gallo accantato se l'è squagliata. C'è chi dice che quando si avvicina e si celebra il periodo della nascita del nostro Redentore, questo nunzio dell'alba canti sempre, tutta la notte. E che allora le notti siano pure. Gli spiriti si celano e le befane non tengono potere. E così pure gli influssi delle stelle e gli incantesimi. Tanto piano di pace, allora è il tempo. Così ho sentito anch'io. E non escludo che in parte sia vero, ma guardate. L'aurora col mantello rugginoso dei poveri cammina sulla guazza di quel colle laggiù a oriente. Smontiamo la guardia. E poi vi dico, questa storia notturna raccontiamola al nostro Amleto. Mi gioco la mia vita che il muto spettro a lui gli parlerà. Ancora avvolto dentro le tue nuvole. Ma signore, mi trovo in pieno sole. Amleto, lascia questo amore tetro. E guarda a re, a tuo zio, come un amico. Non cercare con gli occhi giù per terra il tuo nobile padre nella polvere. La morte arriva a tutti. Tutto muore nel passare di qui all'eternità. È vero, tutto muore. E perché allora ti sembra nel tuo caso eccezionale? Non sembra, io non conosco il sembra. Non è il mantello nero, cara madre. Non gli abiti d'inchiostro, né i sospiri ansanti come raffiche di vento, no. Eppure l'espressione atteggiata a circostanza, tutte le forme, i modi del dolore a dire ciò che provo, tutto questo sembra, perché questo è recitabile. È la veste o la scena del dolore, quello che in me va oltre lo spettacolo. Un mese scarso muove ancora le scarpe con cui aveva seguito come niobe il corpo di mio padre. Lei, proprio lei, mio Dio, una bestia sarebbe stata più fedele e sensibile. Si sposa con mio zio, il fratello di mio padre, ma simile a mio padre come io a un semidio, a Ercole. Si è sposato un po' prima che quel sale di lacrime bugiarde si placasse nei suoi occhi arrossati. Turpe fretta, perversa agilità, volare svelta nelle lenzuola pronte per l'incesto. Nobile tratto che ti onora, Amleto, il ricordo luttuoso di tuo padre. Ma tu sai che tuo padre ha perso un padre e questo padre perso ha perso il suo. E l'orfano è tenuto a dare ossequio col suo dolore per un certo tempo. Ma ostinarsi nel lutto non è degno di un uomo, è segno di caparbietà, di ribellione al cielo, di impazienza, di natura puerile e ineducata, di un'anima che ignora cos'è il vivere. Lascia questo dolore senza scopo e pensa a me come a un amico e a un padre, perché, lo dico qui davanti al mondo, tu sei l'erede più vicino al trono. Ed io ti guardo con lo stesso amore pieno di sogni nobili che un padre ha per il figlio. Quanto al desiderio di ritornare a Wittenberg, agli studi, esso non trova la mia approvazione. Piegati, ti scongiuro, resta qui. Gioia e conforto di tua madre e mia. Figlio, nipote, primo consigliere. Dimenticati di Wittenberg, Amleto. Non fare vane tutte le mie preghiere. Madre, mi legherò per ubbidirti. Bene, saggia e amorevole risposta. Resta qui da padrone. Mi apre il cuore questo spontaneo assenso. Il Danimarca non berrà la salute di nessuno senza che il cannone spari a festa. E i brindisi risuonino nel cielo come tuoni. Via,
La riunione è sciolta. Ophelia, addio. Sentimi sorella, quando il tempo è buono e partono le navi, non dormire. Mandami quelle pizze. E me lo chiedo. Quanto ad Amleto, prendi quest'amore, ti prego, come un gioco, una febbretta. La prima viola della tua stagione, prima, amore eterna, anzi fuggevole. Il profumo, la gioia d'un minuto, non di più. Non di più. Scegli di no, perché il corpo non cresce solamente nel fisico e nei muscoli, ma è un tempio dove crescono l'anima e la mente. Forse ora ti ama e non c'è ombra nella purezza delle sue intenzioni di calcolo e di male, ma tu devi aver paura della sua grandezza. Devi temerlo. Il punto, Ophelia, è che la sua volontà non è la sua, perché ha subito lui della sua nascita. Non può da sé, per dirla con il popolo, scegliere la sua carne, perché la sua scelta va commisurata alla voce e al consenso di quel corpo di cui lui è la testa. E se ti parla d'amore, tu sii savio. Presta fede solo a quelle parole che lui possa, per il suo grado, trasformare in fatti. Abbi paura, Ophelia, abbi paura. Stai lontana, tieniti in retroguardia, fuori tiro, fuori da dove esplode il desiderio. Una fanciulla casta si dà troppo anche se mostra il suo corpo la luna. La sola sicurezza è la paura. Attenta dunque. È già una tentazione alla giovinezza in sé, senza altri complici. Ancora qui, vergogna. Corri, vai, ti benedico una seconda volta. Mi congedo umilmente, mio signore. Ophelia, addio. E non dimenticarti quello che ti ho detto. È chiuso qui. E della mia memoria hai tu la chiave. Perché? Che cosa c'è? Cosa t'ha detto? Ophelia, addio. E non dimenticarti quello che ti ho detto. Niente. Una cosa sul principe Amleto. Ah, finalmente. Dicono che il principe Amleto ti regali gran parte del suo tempo e che tu non sei meno generoso. E se è così, e chi lo dice parla perché io mi cauteli, allora sappi tu che non hai capito tu che cosa si conviene al tuo onore e a una mia figlia. Cosa c'è tra voi? Sputa la verità. Si è sposato un po' prima che quel sale di lacrime bugiarde si placasse nei suoi occhi arrossati. Turpe fretta, perversa agilità, volare svelta nelle lenzuola pronte per l'incesto. Non è bene, non può venirne bene. Ma io devo tacere. Salute, signoria. Orazio, ma sei tu? Io, signore, sempre per servire. Amico, non signore, è il solo titolo che accetto di scambiare. Ma che cosa ci fai lontano da Wittenberg? Marcello, che gioia rivederti. Buongiorno a te, Bernardi. E poi vi dico, questa storia notturna raccontiamola al nostro Amleto. Mi gioco la mia vita che il muto spettro a lui gli parlerà. Che cosa ti tira qui da Wittenberg? La voglia di far niente, mio signore. Se questo lo dicesse un tuo nemico, le mie orecchie non sentono, mio caro, il male che sai dire di te stesso. Tu non sei un fannullone. E allora perché, il signore? Che cosa ci fai, il signore? Si beve forte e qui lo imparerai. Per tuo padre, a vedere il funerale. Rispondimi il tuo spirito goliardico, di piuttosto le nozze di mia madre. Se vuoi, sono seguite a ruota, no? Soldi, Orazio. Quei cibi dati freddi erano il vecchio arrosto delle esequie. Meglio incontrare il tuo nemico in cielo che vedere quel giorno, Orazio mio. Mio padre è sempre qui con me, mio padre. Dove, mio signore? Qui, Orazio, negli occhi. L'ho visto una volta, era un bel re. Un uomo, in ogni cosa un uomo, ecco. Un altro uguale non lo rivedrò mai. Cosa c'è tra voi? Sputa la verità. Mi ha detto tante cose ultimamente. E che mi vuole bene. Ma va, ti vuole bene. Ora mi fa l'ingenua che non sa dov'è il pericolo. Alle cose che dice tu ci credi? Non so cosa pensare, non lo so. No, te lo dico io. Sei una bambina.
E queste cose, come tu le chiami, queste frasi d'amore, frasi d'oro, quest'ora è falsa, Ophelia, alza il tuo prezzo. Se no, per dargli un nome a queste cose, e anche fiato, poveretti, visti che corrono da quando discorriamo, una di queste cose me la trovo in braccio. Ma ha parlato d'amore, ma l'ha fatto in modo più che onesto. Lo chiami modo, tu, va, vergognati. Tutte le sue parole hanno un accento sacro, come veri giuramenti. Sì, buoni parlerebbe caccia. Ophelia, li conosci i giuramenti che l'anima regala alle parole quando il sangue è caldo? Fiammate che non mandano calore, lampi, luci che durano il momento che si fa la promessa e il tempo in cui si spegne. No, non prenderli per fuoco. Non lasciarti abbagliare. E dovrebbe farti un po' avara della tua presenza. Non è bene. Non può venirne bene. Ma io devo tacere. Cuore, spezzati. Se vero una mano. Di un Napoli alla ricerca di una scossa dopo la sconfitta di Bergamo. Credo di averlo visto stanotte. Visto chi? Lui, signore, ha detto tuo padre. Per un momento frena il tuo stupore. Orecchie tese, ascolta, ti dirò sulla fede di quei due onest'uomini il prodigio. Presto, parla. Nel cuore più profondo della notte, per due notti consecutive, Marcello e Barnardo, mentre erano di guardia, hanno incontrato questo. Una figura simile a tuo padre, rivestita da capo a piedi della sua armatura, appare innanzi a loro e con solenne incedere li sfiora calma e nobile. Per due volte appare, ai loro occhi trasecolati e pieni di spavento, a più breve distanza del suo scettro. Mentre loro, annichiliti, quasi liquefatti in gelatina per la paura, lo guardano e non osano parlare. Informato in segreto della cosa, la notte successiva salgo anch'io di guardia. E lì, puntuale, identica, precisa come me l'avevano descritta, la stessa apparizione si ripete. Signore, conoscevo tuo padre, queste mani non sono così uguali. Dove questo? Dove? Sui bastioni dove si monta la guardia. Dove questo? Sei vergine. E se vogliono la resa, chiede prezzi più alti di un qualunque invito a negoziare. Quando ha ammalito, pensa di lui che è giovane e che può col suo guinzaglio lungo andare dove tu non arrivi. A farla breve, Ophelia, non ti fidare delle sue promesse. Sono vecchie ruffiane dei colori molto più opachi delle loro vesti. Questo è tutto. E per parlarci chiaro, d'ora in poi non voglio che tu sprechi e che diffami le tue ore migliori chiacchierando con il principe ammalito. Attenta, è un ordine. Ubbidirò, signore. Sì, l'ho fatto, ma lui non ha risposto. Mi è sembrato che levasse la testa e poi facesse un gesto come per parlare. In quel momento si è sentito il gallo e a quel suono si è ritratto ed è svanito, vanificandosi. Strano. È pura verità, come io ti parlo. E dirtelo ci è sembrato a tutti un mandato, un ordine a cui ubbidire. Certo, certo, ma sono frastornato. Sarete là stanotte? Sì, signore. Armato, dicevate? Armato. Da capo a piedi? Fino ai denti. Allora, non l'avete vista in faccia? La visita è alzata, mi sembra. E com'era? Accigliato? Non ci piglio, ma dolori, signore. Puntava gli occhi su di te? Su me. Quanto è durato? Il tempo di contare fino a 100. No, di più. Non quando l'ho visto io. Ci sarò anch'io stanotte. Forse ritornerà. Tornerà certo. Ad ogni cosa che accade da stanotte prestate intelligenza, ma non lingua. Ripagherò l'affetto. E adesso addio. Sarò con voi come di mezzanotte. Il nostro ossequio a vostra signoria. Il vostro amore come il mio per voi. Lo spettro del mio padre armato. Anima mia sta calma. Sento odore di marcio. Fosse già mezzanotte. Anche se ricopre tutta quanta la terra, i misfatti ritornano presto o tardi alla luce. Sta
l'aria morde e taglia un freddo cane. Un gelo che ti scende nelle ossa. Fiorello. Manca poco a mezzanotte. No, è suonata. Vita. Non l'ho sentita, siamo vicini all'ora in cui lo spettro va a passeggio. Di solito è già qui. Signore, che cos'è? Comincia l'orgia. Il re stanotte beve, brinda, festeggia con somiglia, salta e balla cantando inni guerrieri, ogni calice pieno che fa giù. Trombe e tamburi ragliano il trionfo del bicchiere. Cos'è, una vecchia usanza? Oh, è certo. Ma con tutto che anch'io sono di qui, nato e cresciuto in mezzo a questi riti, credo che certe tradizioni barbare non siano da onorare, ma da infrangere. Signore, arriva! Ophelia, cosa c'è? Signore, sono tutta spaventata. Per Dio, cosa è successo? Ero in camera mia, stavo cucendo, quando il principe Amleto, a testa nuda, tutto slacciato, sbottonato, un paio di calzacce indecenti che gli pendevano dalle caviglie come due catene, bianco più della sua camicia, in bilico sulle ginocchia che non lo reggevano, e un dolore negli occhi come chi abbia visto l'inferno. Ed è sul punto di parlarne, mi si para davanti. Pazzo per te d'amore? Non lo so, ma temo di sì. Messaggero di luce o dannazione, che tu giunga dal cielo dall'inferno, che il tuo scopo sia il sangue o la pietà, tu vieni in un aspetto irrecusabile e io ti parlerò, ti chiamerò Amleto, padre, re di Danimarca, ma rispondi, sciogli il tuo mistero, dimmi perché il tuo corpo benedetto si è levato dalla bara e ha strappato il sudario. Chi ha forzato la pesante mandibola di marmo della tua tomba dove ti ho lasciato che riposavi quieto e ti ha sputato ancora tra di noi? E che significa questo assetto di guerra? Perché spargi orrore nella notte? Perché imponi a noi, poveri nani, a noi tremanti zimbelli di natura dei pensieri a cui la nostra mente non arriva? Perché? Che prova è? Che cosa vuoi? Assegna di andare via con lui. Come volessi dirti qualche cosa, ma a te solo. E tu non lo seguire? No, signore. Tu vuole parlare? Allora andrò con lui. No, signore. Che cosa può farmi? Alla mia vita non do alcun valore. Quanto alla mia anima immortale, né più nemmeno come lui la sua. Ha fatto un altro segno, hai visto? Io vado. No, signore. E se ti porta in cima alla scogliera? Sulla cima più alta della rupe che sporge sull'oceano, se lì prendesse qualche altra forma orribile, nociva alla sovranità della ragione. Se tu ne uccissi, pazzo, pensa sia un rischio. Questo segno! Tu non ci vai! Giù le mani! Ma ha preso il polso e l'ha tenuto stretto. Poi si è tirato indietro, un po' a distanza, l'altra mano a visiera sulla fronte e mi ha scrutato in volto a lungo, in estasi, con lo sguardo perduto dei pittori. Dopo ha lasciato la presa e con la testa rivoltata all'indietro sulla spalla ha trovato la strada senza gli occhi, perché l'ho visto uscire dalla porta senza mai il loro aiuto. Sino all'ultimo la loro luce era rivolta a me. Bene, Darry, devo parlare, andiamo. Questo è furore, estasi. È la vera passione d'amore che per sua natura fa violenza a se stessa più di ogni altra passione, spinge a imprese disperate. Rimpiango. Un momento, ma ti hai detto qualcosa di duro ultimamente? No, ho solo obbedito ai vostri ordini. Ho detto no alle visite e ho respinto le lettere. Il che lo ha reso pazzo. Il mio destino mi sta chiamando. Più dure e forti le mie vene dei nervi di un leone. Per Dio, signori, faccio due scoppi anche di voi. A me e a te! Ti seguo! Il delirio lo ha reso pronto a tutto. No, non dobbiamo impedirli, ma seguirlo. Seguiamolo. Com'è che andrà a finire? C'è qualcosa di marcio. Sarà come Dio vuole. Noi seguiamo. Salute ai cari Rosenkranz e Guildenstern.
Oltre al piacere atteso di vedervi, uno stretto bisogno ha provocato questa convocazione. Avrete, immagino, qua e là sentito della metamorfosi di Amleto. E così dico, metamorfosi. Perché di fuori e dentro non è più Amleto ciò che era. Se questa mia carne è troppo solida si sciogliesse in un vapore, sgelandosi, fondendosi in rugiada. Se il Padre Eterno non avesse mai detto di no al suicidio. Che vecchiume, che miseria, che vergogna. Eccolo, il mondo è questo. Giardino abbandonato dove trionfano le erbacce più comuni, dove ricca è la putrefazione. Rimpiango di aver dato dei giudizi frettolosi senza discernimento. Credevo che volesse divertirsi, giocare un bel portarti alla rovina, tutta per la mania di pensar male. Su, andiamo da re. Bisogna raccontarla questa storia. Tenuta sotto chiave può produrre molti più danni di quanto non sia lodi che ammucchieremo con il raccontarla. Su, andiamo. Mio re e mia signora. Il domandarsi che cos'è la maestà, cosa è il dovere, perché il giorno è giorno, tempo è tempo, e la notte è la notte, altro non è che perdere tempo, giorno e notte. Quindi, se il sale dell'ingegno è verità, e insipide con torno agli ornamenti, io sarò preso. La sua figlia è pazza, e pazza e basta, perché a definire che cos'è la pazzia ci vuole un pazzo, ma sorvoliamo. Fatti, non retorica. Cuore più profondo della notte. Per due notti consecutive Marcello e Barnardo, mentre erano di guardia, hanno incontrato questo. Una figura simile a tuo padre, rivestita da capo a piedi della sua armatura, appare innanzi a loro. Ci sarò anch'io stanotte. Forse ritornerà. Tornerà certo. Ascolta. È quasi la mia ora, l'ora del fuoco e dello zolfo. Il mio supplizio mi reclama. Ti compiango. Niente pietà. Presta attenzione invece a quello che dirò. Sono pronto. A vendicarmi quando avrai udito? Cosa? Costretto a errare quando è notte fonda e confinato il giorno dentro il fuoco finché non siano arse e consumate tutte le colpe che ho commesso in vita, io sono Amleto. Lo spirito di tuo padre. Quali fatti, se si eccettui la perdita del padre, lo abbiano reso fino a questo punto straniero a se medesimo, lo ignoro e non posso sognarlo. Ma vi prego, voi due cresciuti con lui fin dall'infanzia, vicini a lui per gusti e per età, fermatevi qui a corte per un po', il tempo che la vostra compagnia lo sospinga ai piaceri e che scopriate, spigolando qua e là quando vi capiti, se qualcosa lo opprime che ignoriamo e che è svelata, trovi in noi rimedio. Dunque, ascoltami. Ascoltami. Oh, ascoltami. Se ti è caro il ricordo di tuo padre. Oddio. Vendica il mio assassinio scellerato. Assassinio? Assassinio perverso, il più perverso. Assassinio perverso e disumano. Oh, povero spettro, sì.
Finché ci sia memoria in questo dissacrato globo, ricordarmi di te. Sì, dalle pagine della memoria toglierò tutti i ricordi più amabili, più futili. Ogni impressione, ogni sapere copiato e annotato dallo studio e dalla gioventù. Solo le tue parole, non mischiate a materia più vile, voglio nel libro e nel quaderno, sì per Dio, del mio cervello, femmina malefica, malefica. Oh, dannato, sorridente, miserabile. Il taccuino? Bisogna che lo scriva, che uno può sorridere, sorridere. E restare un miserabile. Presto, parla. E io sarò più veloce di una frase d'amore del pensiero. Volerò a vendicarti. Sì, sì, ti vedo preparato. Apri le orecchie. Si dice che dormendo nel giardino mi abbia appunto un serpente velenoso. Tutte le orecchie della Danimarca sono state ingannate da una storia architettata prima ad Arda. Sappi, mio nobile ragazzo, che il serpente che ha trafitto tuo padre ora ne porta in testa la corona. Profetica mia anima, mio zio. Signore, no, questa non è retorica. La sua figlia è pazza. È pazza e basta, perché a definire che cosa è la pazzia ci vuole un pazzo. Ma sorvoliamo. Fatti, non retorica. Signore, no, questa non è retorica. Che sia pazza, signore, è proprio vero. È vero che è un peccato, ed è un peccato che questa sia vera. È un vero bisticcio, ma lasciamolo lì, badiamo ai fatti. Stabilite che è pazza. Non ci resta che trovare la causa dell'effetto, dico meglio, la causa del difetto. Ha una causa dell'effetto difettoso. Questo ci resta, e ciò che resta è questo. Quella bestiaccia, quella scimmia incestuosa e corruttrice, coi suoi regali e le sue arti magiche, maledetti regali e maledetta la magia che ha il potere di incantare, trascinò nella puzza del suo letto la mia regina che sembrava pura. Oh, Amleto, che vergogna, che caduta! Passare dal mio amore, che era ancora ardente e puro come il primo giorno e manteneva intatte le promesse, a un essere di doti naturali così inferiori a me. Parla tanto di voi, cari signori. Non ci sono persone a quel legato come a voi due, ne sono certa. Posto che vogliate mostrarvi compiacenti spendendo un po' di tempo qui con noi e dando concretezza alle speranze, questo impiego di tempo avrebbe poi qualche riscontro nella gratitudine magnifica di un re. Ma come la virtù resta una roccia, anche se la lussuria si traveste e la corteggia in abito di cielo, così il vizio, sposato a un cuore puro, può stancarsi di un coniuge celeste e cercare il suo cibo tra i rifiuti. Sento l'aria pungente del mattino, devo far presto. Tu sei così, mio zio! Addio, addio. Addio, addio. Addio, addio. Tu sei così? Tu sei così? Tu sei così, mio zio. Dunque, come sempre, in ogni pomeriggio ero in giardino. Dormivo, e in quella calma ora di siesta, tuo zio, furtivo, entrò. Col maledetto giusquiamo in una fiala, e ne versò dalle mie orecchie liquido lebroso, il cui effetto è così nemico all'uomo, perché, come il mercurio, corre svelto nei canali e nei vicoli del corpo e con vigore subitaneo caglia, come gocce di acido nel latte la fluidità del sangue. E così fu.
delle squame schifose, una corteccia lebbrosa e putrefatta si diffuse sopra il mio liscio corpo. Ecco, così fu io, nel sonno alleggerito di vita, di corona, di regina, falciato nel rigoglio dei peccati, buttato fuori senza i sacramenti, reso al giudizio senza il mio bilancio e con tutti i miei errori sulle spalle. Orribile, orribile, orribile. Non sopportarlo se possiedi un cuore. Meditate, io ho una figlia, ce l'ho fin che mia, che è allevata nel senso del dovere, faccio notare, ha dato al padre questo e tirato quelle conclusioni. Alla celestiale e all'idolo dell'anima mia, a Ofelia così bellificata, frase infelice e detestabile, bellificata e detestabile, ma andiamo avanti. Alla celestiale Ofelia questi versi da custodire nel suo bellissimo bianco segno, eccetera, eccetera. Questo gliel'ha scritto Amleto. State calmo, sarò circostanziato. Non sopportarlo se possiedi un cuore. Non lasciare che il trono in Danimarca sia imbrattato di incesto e di lussuria. Ma comunque tu agisca, la tua mente conservala com'è. Non inquinarla. E non agire mai contro tua madre. Lasciala al cielo. Lascia le spine che le strappano il cuore. Presto. Addio. La lucciola segnala che è già l'alba. Il suo labile fuoco è un po' più pallido. Addio. Addio. Ricordati di me. Eserciti del cielo terra, e cosa d'altro l'inferno, calmati mio cuore, calmati, e voi miei nervi non invecchiate subito, tenetemi forte a ricordarmi di te, povero spettro, sì, finché ci sia memoria in questo dissacrato globo, ricordarmi di te. Dalle pagine della memoria toglierò tutti i ricordi più amabili e più futili. Ogni impressione, ogni sapere copiato e annotato dallo studio della gioventù, solo le tue parole. Non mischiate a materia più vile, voglio nel libro, nel quaderno, sì, per Dio del mio cervello. Femmina malefica, malefica, o dannato, sorridente, miserabile. Sta qui. Bisogna che lo scriva. E uno può sorridere e restare un miserabile. Tu sei così, mio zio. Addio. Addio. Ricordati di me. Ecco che cosa incido sullo scudo. Addio, addio, ricordati di me. Ecco che cosa incido sullo scudo. Te lo giuro! Le maestà vostre per sovrano potere su di noi, più che pregare, possono dar forma ai loro desideri con un ordine, un richiamo che incuta del terrore. Ma noi lieti ubbidiamo tutti e due, ci regaliamo interamente a voi, liberamente offriamo ai vostri piedi la gioia di sentirci comandati. Grazie Rosencrantz e mio caro Guildenstern. Grazie Guildenstern e mio caro Rosencrantz. Dio voglia che la nostra intercessione gli sia gradita e utile. Dio voglia. Oof.
Forse è sogno ciò che siamo, forse il sole non è sole, forse il velo non è vero, quel che è vero è che ti amo. Oh, caro figlio, sono un disastro nei versi. Non so contare le sillabe dei miei genti, ma che ti amo tanto, oh, così tanto è vero. Addio, il tuo per sempre, mia adorata signora, finché la macchina del suo corpo gli apparterrà a Molino. Questi ho avuto da una buona figlia, ma non solo. I progressi, le insistenze, i tempi, i luoghi, i modi dell'amore, tutta si trova qui nelle mie orecchie. Ma lei a quest'amore ha corrisposto? Voi di me cosa pensate? Che sei uomo che merita fiducia. Vorrei provare. Poi cosa disse se il grande amore avesse preso il volo sotto i miei occhi? E così è stato. Ho visto il fuoco prima di esserne informato. Cosa direbbe lui? E cosa penserebbe la mia cara regina nel vedermi recitare la parte del cassetto che mantiene i segreti? O del video che è scritto furtivamente, o di chi prende la cosa sotto gamba e strizza l'occhio? No, subito all'opera. Alla donzella di Chiara e Tondo, Amleto non è l'uomo del suo oroscopo, non fa per te. Io ho dato le istruzioni. Chiudersi in casa, negli appuntamenti, rifiutarsi alle visite a regali. Di questo lei ha già raccolto tutti. Lui, respinto, parlo come ben viene, è invece sceso giù di tappa in tappa. Mangonie, disappetenze, insogni, svogliatezza, per tutti quegli stati fatti di sogni e di allucinazione che portano diritti alla follia che ora lo possiede. La pazzia che ora si è addoluta. Tu che dici? Può darsi, è verosimile. C'è mai stato una volta che abbia detto sì con convinzione che era diversa? Io sappia no. Mi gioco al collo se non è così. E con un po' di fortuna scoprirò dove è la verità. Si trovi pure al centro della terra. Ma la prova. Ecco che cosa incido sullo scudo. Te lo giuro! Dio lo protegga, principe! Così sia. Vieni, vieni, uccellino. Principe, allora, che notizie? Parla, di. Bellissime. Parla allora, di. No, perché volevo ridireste in giro. Non io, signore. Ne di certo io, signore. Che dite, un cuore d'uomo avrebbe mai potuto... Ma il segreto lo terrete? Sì, per Dio! Non c'è figliacco in tutta la Danimarca che non sia una canaglia! C'era proprio bisogno per saperlo che uno spirito uscisse dalla tomba. Proprio così. Per cui senza che andiamo per le lunghe, stringiamoci la mano e salutiamoci. Voi ve ne andate per i vostri affari e i vostri desideri, chi non ne ha. E io, guardate un po', io me ne andrò a pregare. Questo è solo agitare le parole. Scusami se ti ho offeso, non volevo, mi dispiace. Non c'era alcuna offesa. Sì, invece, c'era Orazio. Anzi, ti ho offesa a sangue. Vuoi che ti parli di lui? Della visione? Posso dire in coscienza un bravo spettro? Per le cose che ci siamo dette, padroneggiate la curiosità. E ora, amici, fatemi un favore. Non aspetto altro, cosa? Non dite mai quello che avete visto. Mai, signore. Non basta. Giurate. Giuro che mai, signore. Mai, signore. Sulla mia spada. Giurate! Abbiamo appena giurato, signore. Giurate sulla spada! Giurate! Giurate! Ah! È lui! Che fai la vecchione? Membro del sottosuolo, su! Giurate! La formula, signore. Mai parlare di ciò che avete visto. Giurate! Sulla mia spada, giurate! Giurate! E che dubbio! Cambieremo il posto, venite qui amici. Mettete le due mani sulla spada. Mai parlare di ciò che abbiamo visto. Giurate sulla spada. Brava, brava talpa. Cammini di gran lena sottoterra. Questo è così strano. Porgi la mano allo straniero. Razzo, esistono più cose in cielo e in terra. Quanto non ne immagini nessuno la tua filosofia. Venite qui, come prima, giurate mai. D'ora in poi, c'è il caso che vi sembri un po' lunatico, mai, incontrandomi, mai vi sfuggirà di scuotere la testa tristemente o incrociare le braccia o pronunciare mezze frasi del tipo lo so bene se potessi parlare, cose simili.
c'è nessuno di suo aspetto che sapete qualcosa di me. Giurate questo! E che il cielo vi assista e vi protegga! Giurate! Buono. Buono adesso spirito agitato. Mi raccomando a voi, cari signori. Quel che un povero uomo, Amleto, potrà fare per ricambiarvi con affetto e amicizia. Lo farà. Rientriamo insieme adesso. Ve lo ripeto. Labbra serrate. La prova. C'è mai stato una volta che abbia detto sì con convinzione ed era diverso? Io sappia no. Mi gioco al collo se non è così. E con un po' di fortuna scoprirò dove è la verità. Si trovi pure al centro della terra. Ma la prova. L'avrete visto o no quando passeggi giù in galleria? È vero, ci va spesso. Alla prima occasione gli sguinzaglio mia figlia addosso. Io e voi andremo dietro la razza a assistere all'ingegno. E se non l'ha. E se non è per questo che è diventato pazzo, voi trovate un altro consigliere. Dio mi licenzia dal servizio di Stato. Mi darò la campagna e tirerò carrette. D'accordo, non ci resta che provare. O fai la tua passeggia. E noi, mio Side, nascondiamoci. O fai la legge qui, perfino. Darò un tono naturale al fatto che sei solo. Essere o non essere? Ecco il quesito. È più da coraggiosi seppellire nel profondo dell'anima le frecce e i sassi che la vita scaglia contro, o piantare la spada a viso aperto a un oceano di orrori, opporsi e dire no, finiamola. Fuori sesto, maledetto destino, essere nati perché quadri ancora. Su, andiamo. No, non così ho detto. Andiamo insieme, uniti. Eccolo, guardate che pena. Vieni qui leggendo il povero infelice. Via, andate via. Vi prego, tutti e due. Voglio parlargli solo. Presto, fate presto. Così il sapere ci fa tutti vivi. E la pallida ombra del pensiero annebbia il color vivo del decidere. Una nobile impresa può per questo smarrirsi dal suo corso e può smarrire anche il nome di azione. Sta bene il mio bel principe? Bene, che Dio ti abbia in gloria. Mi riconosci, signore? Perfettamente, tu sei quello che ha pesce da vendere sempre pronto. Io? No, signore. Sarai onesto lo stesso, o no? Onesto, signore? Sì, caro. Essere onesti oggi vuol dire essere uno su 10.000. Vero, signore, fin troppo vero. Perché se il sole feconda di vermi la carcassa di un cane, che è fior di carne corrotta, buonissimo, da fecondare. Hai una figlia? Sì, signore. Meglio non esporla mai al sole. Fecondare è una benedizione, ma siccome tua figlia potrebbe farsi fecondare, amico, sta attento. E ora cosa gli dico? Mia figlia, sempre lo stesso tasto. Però non mi aveva riconosciuto, diceva che vendo pesce. È proprio partito. Veramente anch'io ero arrivato a questo punto da ragazzo, molto vicino così. Gli parlerò ancora. Attenti, Ofelia. Mia ninfa,
non scordarti dei miei peccati nelle tue preghiere. Hai avuto buoni giorni, mio signore. Riverisco e ringrazio, buoni, buoni. Signore, ho qui con me dei tuoi regali. Li conservo da tempo e non è giusto. Ti prego di riprenderli. Io? Io non ti ho dato niente. Lo sai bene, signore. Me li hai dati con parole di un fiato così dolce che il pregio era maggiore. Quel profumo si è perso ora. Riprendili. Non amo i regali il cui scopo era volgare, eccoli, sono tuoi. Sei onesta? Signore. Sei bella? Che stai dicendo, signore? Che se sei onesta e bella, la tua onestà dovrebbe rifiutarsi di sentir parlare della tua bellezza. Cosa legge, signora? Parole, parole, parole. Com'è la storia? Tra chi? Dicevo, il soggetto del libro. Ah, calunnia, amico mio. Questa canaglia di poeta satirico ti racconta che i vecchi hanno barba grigia, facce rugose, occhi che spurgano resina e gomma da susino e godono di grande povertà di idee unite a lombi senza più nervo. Tutte cose di cui anch'io sono fortemente, profondamente persuaso, ma che giudico di pessimo gusto divulgare. Tu stesso, amico mio, diventeresti vecchio come lo sono io se tu potessi rinculare come i gamberi. È pazzo. Ma c'è un metodo in questa pazzia? Troppare, vuoi metterti al riparo? Nella tomba? Già. E al riparo dall'aria. Ogni tanto dà delle risposte che ti fanno pensare. Un privilegio della pazzia. La salute e la ragione non partoriscono idee così felici. Ora lo lascio solo. Devo subito trovare il modo di farlo incontrare con mia figlia. La bellezza, signore, potrebbe avere relazione migliore che con l'onestà. Certo. Perché il potere della bellezza farà molto prima a trasformare l'onestà in una puttana che non la forza dell'onestà a rendere simile a sé la bellezza. Questo una volta era un paradosso, oggi è moneta corrente. Ti ho amato in te. Non altro me lo hai fatto credere. Tu avresti fatto molto meglio a non credermi, perché la virtù non può innestarsi sui nostri desideri fino al punto da farcene dimenticare il sapore. Non ti ho amata. Allora sono stata ingannata ancora di più. Eri di un convento. Perché aprire un allevamento di peccatori? Io sono abbastanza onesto. Potrei accusarmi di cose tali che sarebbe stato molto meglio se mia madre non mi avesse mai partorito. Sono orgoglioso, vendicativo, ambizioso. Con più peccati ai miei ordini che pensieri dove versarli, fantasia per immaginarli e tempo per commetterli. Che cosa ci stanno a fare dei peccatori come me? Striscianti fra cielo e terra. Siamo tutti canaglie. Non fidarti di nessuno, vattene in convento. Addio. Dov'è tuo padre? A casa, signore. Chiudilo dentro a chiave, capito? Che non vado a fare il buffone all'aperto. I miei rispetti. Signora.
onore. Miei cari e nobili amici, Gildastan, come stai? E tu, Rosencrantz, come ve la passate, ragazzi? Come tutti a questo mondo. Ci va bene, nel senso che non esageriamo. Se la fortuna è un cappello, noi ne siamo la punta, ecco. Non sarete la suola delle sue scarpe? No, signore, neppure la suola. L'ombelico, allora, la cintura, siete al centro dei suoi favori. E diciamo nella sua intimità. Nelle parti intime della fortuna, ma sì. Dopo tutta una puttana, notizie? Nessuna, se non che il mondo provvedisce e diventa migliore. Allora vuol dire che il giorno del giudizio è vicino. Ma non so quanto la vostra notizia sia vera. Amici, permettetemi una domanda personale. Che cosa avete fatto perché la fortuna vi sbattesse in questa prigione? Prigione, signore. Amici, permettetemi una domanda personale. Che cosa avete fatto perché la fortuna vi sbattesse in questa prigione? Prigione, signore. La Danimarca è una prigione. Anche il mondo, allora. Molto di più, una grande prigione, con tanto di guardie, braccia e celle. La Danimarca è una delle peggiori. Noi pensiamo diversamente, signore. Bene. Allora, per voi non è una prigione, perché è il nostro pensiero a rendere le cose buone o cattive. Per me è una prigione. Bene, allora sei prigioniero della tua ambizione, che fa il tuo paese troppo piccolo per la tua anima. Oddio! Potrei anche essere confinato in un guscio di noce e sentirmi il re di uno spazio infinito, se non fosse per la compagnia di brutti sogni. Sogni che nascono dall'ambizione, perché la sostanza dell'ambizione non è altro che l'ombra di un'ombra. Ma il sogno stesso è un'ombra. Certo. E io credo che la sostanza dell'ambizione sia così labile, così impalpabile come può esserlo solo l'ombra di un'ombra. Ne consegue che solo i poveracci sono corporei e i nostri re e gli eroi sono le ombre allungate dei poveracci. E se andassimo a corte? Sinceramente non so più ragionare. Hai ordini? Per carità, non ho nessuna intenzione di confondervi con i miei servi. Anche perché, diciamoci la verità, ho intorno gente spaventosa. Tanto per continuare sul tasto dell'amicizia, che cosa ci fate quel signore? Il fatto è che ho cuore di colomba e non ho fiele che fa amare il soffrire. I miei rispetti. Se ti sposi, ti darò la mia maledizione. Si casta come il ghiaccio, pura come la neve, non sfuggirei alla calunnia. O se proprio ci tieni, sposati un imbecille, perché un uomo intelligente lo capirebbe subito che lo faresti cornuto. Vattene in convento e facci subito, addio. Dio onnipotente, guarisci. Non atteggiarti. Li conosco questi trucchi, anche troppo. Dio vi ha dato un viso, voi ve ne fate un altro. Mosse, mossette, scolettamenti, chiacchiere. E tutto con nomignoli graziosi per vendere l'ignoranza come ingenuità. Basta, non ne posso più. Mi avete fatto diventare pazzo! Io dico che non ci saranno più matrimoni qua dentro. Quelli che sono già sposati che vivano, tranne uno. Gli altri resteranno come sono, e tu in convento, vai, fila! Siamo venuti a trovarti, signore. Che cosa ci fate quel signore? Siamo venuti a trovarti, signore, tutto qui. Poveraccio come sono, non ho neppure da dirvi grazie. Ma ve lo dico lo stesso, grazie. E state certi che questa gratitudine ha il valore che meritate? Non vi hanno mandato a chiamare? È una visita spontanea la vostra. Su, da bravi, parlate. Che cosa dovremmo dire, signore? Qualunque cosa, tranne lo scopo per cui siete qui. Vi hanno mandato a chiamare il re e la regina. Ma quale scopo? Lo so. Questo me lo direte voi. Ma ora vi prego, per i diritti che ha la nostra amicizia, per la giovinezza vissuta insieme, per gli obblighi del nostro affetto mai spento e per quello che saprebbe invocare un avvocato migliore di me,
Ditemi con franchezza gli altri se vi hanno mandato a chiamare. Attenti. Vi tengo d'occhio. Signore, ci hanno mandato a chiamare. Che saccheggio c'è stato in quella mente? Soldato, letterato, gentiluomo. Aveva tutto. La speranza e la rosa dello Stato. Da mangiarselo con gli occhi, tanto era pieno di grazie. Eccolo lì. Uno straccio. E io la più infelice delle donne. Io che avevo la musica nel cuore e che bevevo miele. Io qui. A sentire i ragli di quest'animo. Io qui. A guardare un'immagine unica, modello di giovinezza in fiore sfigurato da un vento di diozio. Povera me, che ho visto ciò che ho visto. Signore, ci hanno mandato a chiamare. Attenti, vi tengo d'occhio. Signore, ci hanno mandato a chiamare. Ve lo dirò io allora perché. Così al vostro bel patto con re e la regina non verrà tolta neppure una piuma. È un po' di tempo. Non so neppure io per quale ragione. Ho perduto tutta la mia allegria. Ho dimenticato i miei svaghi abituali. E sono arrivata a un tale punto di depressione e di pesantezza che questa grandiosa costruzione che è il mondo mi sembra uno sterile promontorio. Questo splendido baldacchino che è il cielo mi appare come un immondo e pestilenziale aggregato di vapori. Che opera d'arte l'uomo, come nobile nella sua ragione, infinito nelle sue capacità, agile e bello nella forma e nel movimento, angelo nell'azione, Dio nel pensiero. La bellezza dell'universo, il paragone degli animali. E con questo, che cos'è per me questa quintessenza di polvere? L'uomo non mi incanta. E neppure la donna, anche se i vostri sorrisetti dicono il contrario. Mio signore, non c'era niente di simile nei miei pensieri. E allora perché hai riso quando ho detto che l'uomo non mi incanta? Pensavo, mio signore, al trattamento quaresimale che riceveranno da te gli attori, se gli uomini non ti piacciono. Abbiamo superato degli attori venendo qui, vogliono dare spettacolo. Che attori sono? Tragici, quelli che ti sono sempre piaciuti, quelli che recitavano in città. Amici miei, siate i benvenuti a Elsinore. Ma mio zio padre e mia zia madre si sbagliano. Su che cosa, signore? Io sono pazzo solo da nord, nord-ovest. Se il vento viene da sud, so distinguere benissimo gli uccelli da rapina. Ma non potreste spingere il discorso sui motivi di questo turbamento? Perché è così lunatico? Che cosa gli fa graffiare a sangue i suoi bei giorni? Lui dice che non è più lui e lo sa, ma sul perché non vuole pronunciarsi. Ne si sogna di dare confidenza. Anzi, con quell'obliquità dei pazzi, gira a largo se vede che indaghiamo o gli leggiamo dentro. Che vi ha trattato? Con grande cortesia. Ma facendo anche forza su se stesso. Avaro di domande, in cambio grande facondia nel rispondere. Drizza le orecchie, Gildastar, neanche tu, Rosencrantz. Ogni orecchio è un ascoltatore. Attenzione, adesso mi parlerà degli attori. Hai ragione, fu proprio la mattina di quel lunedì. Signore, ho da darti una notizia. Signore, ho da darti una notizia. Quando Roscio recitava, sono arrivati gli attori, signore. Sul mio onore. Sul somar vidio venire gli attori. I migliori attori del mondo. Vuoi per la tragedia, la commedia, il dramma storico, il dramma pastorale, il comico pastorale, lo storico pastorale, il tragico storico, il tragicomico storico pastorale, il dramma inclassificabile, il poema del drammatico universale, senza limiti. Sai che color non è pesante, né troppo frivolo plauto. Per parti scritte o improvvisate, per drammi con le regole, senza non ci sono che loro. Oh Jefte, giudice di Israele, che tesoro avevi tu? Che tesoro avevi, signore? Ma come? Una figlia, una soltanto che gli amava? Amava tanto. Sembra su mia figlia. Perché non è così, vecchio Jefte? Se mi chiami Jefte, signora, sì.
ho una figlia che amo tanto. Che c'entra? Non è così. E com'è allora? Fu per caso che successe? Ti ricordi, no? Tutto quel che era già scritto, quel che Dio già conosceva. Se poi vuoi saperne di più, vatti a leggere la prima stanza della canzone, una ballata sacra, perché sono venuti a tagliarmi. Benvenuti, maestri miei, benvenuti! Ci getteremo sul vostro spettacolo come i falconieri francesi che si gettano su tutto. Su, fateci sentire qualcosa subito. Un pezzo di bravura, qualcosa di appassionato. Che cosa, signore? Io ti ho visto recitare una volta in un dramma che poi non fu più dato, che fu dato una volta sola perché non ebbe fortuna. Mi era piaciuto soprattutto una lunga battuta e soprattutto il punto in cui Enea parla dell'assassinio di Priamo. Aspetta, lasciami ricordare. Dunque, fammi vedere. L'orrido Pirro dalle armi. L'orrido Pirro come belva. No, non era così, però comincia con Pirro. L'orrido Pirro dalle armi nere, nero più del suo scopo, accovacciato dentro il buio fatale del cavallo, ora riveste la sua nera armatura di colori e più foschi ricami in stile araldico e rosso sangue, tinta lavorata sinistramente con il sangue di padri, madre e figli, asciugata dal rogo che proietta una luce spettrale per le strade, spettrale luce, pronta per l'eccidio del vecchio re, indemoniato, ebro di furore e strage, vola Pirro, occhi di fuoco e maschera di sangue, vola e cerca Priamo. Ora continua tu. Per Dio, signore, l'hai recitato bene. Dizione ottima e grande misura. Ecco, l'ho visto battersi e vacillare. Antica spada al tuo braccio ribelle dal comando, che quando cadi più non ti sollevi. Iniquo scontro, Priamo contro Pirro. E Pirro vento cieco colpi a vuoto, ma il soffio e il vento della spada fanno cadere esausto il vecchio. Ed Ilio allora, come sentisse l'urlo, a terra piega l'antico fianco e la sua cima in fiamme. E rotolato giù nelle colline del cielo il tondo mozzo, che ho per sempre nel fondo dell'inferno. Troppo lungo. Andrà dal barbiere con la tua barba, se non sono farso storiello oscene si addormenta, vieni a Ecuba. E chi mi vide? Orrore, la regina imbacuccata. La regina imbacuccata? È bella imbacuccata. Scalza, minacciando i roghi, ciechi gli occhi dal piangere, una straccia in testa dove un tempo era il diadema, attorno al nudo scheletro già fertile, una coperta afferrata nella fuga, chi mai la vide avrebbe denunciato di tradimento e frode la fortuna. Ma se gli dei l'avessero sentita, quando vide che Pirro rimestava per gioco nelle carni nel marito, lanciare un urlo altissimo, quel grido, per poco che sappiamo noi mortali commuovere gli dei, avrebbe dato latte di pianto anche ai lontani e ardenti sguardi degli astri. Emozionato il cielo. Per favore guardate, ha cambiato colore, ha le lacrime agli occhi. Non è mostruoso che quest'uomo qui, fingendo una passione, anzi sognandola, entri a tal punto in ciò che è immaginario da venir meno e diventare un altro, con la voce rotta, le lacrime agli occhi, il viso sfatto e i suoi gesti, le sue parole, tutto studiato per dar forma e vita a un'immaginazione. E tutto questo per niente, per Ecuba. Chi è Ecuba per lui e lui per lei, per piangerla a quel modo? E che farebbe lui con le mie ragioni, con in bocca le battute di ciò che provo io? Bagnerebbe di lacrime la scena, strapperebbe le orecchie con dei gridi che cadrebbero giù come fendenti ai non ridire i giusti, a dare orrore di se stessi ai colpevoli, a gettare tutte le facoltà degli occhi e delle orecchie nello stupore e nella confusione.
Bravo! Tra poco ti farò recitare il resto. Signor mio, vuoi occuparti di loro? Trattali bene, perché gli attori sono il sunto, l'estratto, l'essenza di un'epoca. Meglio un brutto epitaffio da morto che i loro lazzi da vivo. Signora, li tratterò secondo il loro merito. Cristo di Dio, meglio, molto meglio. Tratta il tuo prossimo secondo il merito e chi sfuggirà alle frustate. Trattali secondo il tuo onore e la tua dignità. Minore il merito, maggiore il merito della tua bontà. Andate con lui, amici. Signori. Ma c'è qualcosa che gli piace. Fermatevi qui a corte per un po'. Il tempo che la vostra compagnia lo sospinga ai piaceri e che scopriate, spigolando qua e là quando vi capiti, se qualcosa lo opprime che ignoriamo e che è svelata, trovi in noi rimedio. Mio glorioso signore! Mio caro signore! E vi ha trattato? Con grande cortesia, ma facendo anche forza su se stesso. Avaro di domande, in cambio grande facondia nel rispondere. Ma c'è qualcosa che gli piace? Signora, si dà il caso che per strada abbiamo superato certi attori che venivano a corte. E lui, parlandone, si è come illuminato. A quel che sento, daranno uno spettacolo stasera. È lui che l'ha ordinata. Ti volevo dire che era quella che ti piaceva. Tu, vecchio mio, senti. Non potresti recitare L'assassino del Gonzaga? Sì, signora. Bene, per domani sera allora. In caso, potresti studiarti una quindicina di battute che io inserirei e scriverei per te? Puoi farlo? Certo, signore. Bene. Andate con lui, amici. E non prendetelo troppo per il sedere. A domani il vostro spettacolo. Amici, benvenuti a Elsinore. E adesso eccomi solo. E cosa sono? Un servo? Un accattone? Con gioia. A quel che sento daranno uno spettacolo stasera. È lui che l'ha ordinato. Con gioia. Finalmente è un bel piacere scoprirgli un interesse. Dategli spago, amici. Distrazioni, piaceri a volontà. Questa è la strada. Sua maestà, ci proveremo. Dannato puttaniere, impudente, vigliacco, ripugnante, volgare puttaniere, vendetta! Amore. Non è amore ciò che hai in mente. Quel che ha detto mancava un po' di forma, ma non era pazzia. No. C'è qualcosa che sta covando in quel suo umore tetro e potrebbe sgusciarne dalla cova anche un brutto animale. Ho già deciso, a scanso di pericoli, via subito, lo mando in Inghilterra. Con la scusa di quel vecchio tributo da riscuotere. Chissà che il mare, il viaggio, le abitudini, un paese diverso non gli stagnano dal cuore questo oggetto sempre lì ad occupargli i pensieri e che lo rende un altro da se stesso. Che ne dici? Dov'è tuo padre? A casa, signora. Chiudilo dentro a chiave, capito? Che non vado a fare il buffone all'aperto. I miei rispetti. Ottima idea. Ma io continuo a credere che il principio e l'origine del male sia l'amore respinto. Ti prego, recita il pezzo come ho fatto io, facendo correre la lingua. Se ti metti a declamarlo, tanto varrebbe chiamare un oratore. E non segare troppo l'aria con le mani, calma, perché nell'onda, nella tempesta, non so come dire, nel vortice
delle tue passioni, devi trovare un equilibrio che renda quella tempesta fluida come una musica. Sapeste che strazio sentire quei marcantoni dall'aria ispirata che fanno a brandelli le passioni e le gettano nelle orecchie del pubblico che per la maggior parte non vuole che incomprensibili pantomime frastuono. Non essere neppure troppo controllato, ma abbandonati. Fatti guidare dall'intuito. Devi legare le azioni alle parole e le parole a quello che fai, ricordandoti questo, soprattutto mai un passo in più perché la natura è modesta. E tutto quello che passa il segno è lontano dallo scopo del teatro, la cui finalità era ed è, dalle sue origini ad ora, di restituire alla virtù la sua immagine, al vizio il suo volto e all'impronta di un'epoca la sua vita, la sua forma. Ora, se tutto questo lo si esagera, lo si deprime, si fanno ridere gli ignoranti, ma si affliggono i competenti, il giudizio di uno dei quali deve valere per voi più di quello di un'intera platea. Ho visto degli attori recitare, li ho sentiti lodare anche molto, che Dio mi perdoni, non avevano né accento né portamento di cristiani, ma andavano impettiti e muggivano così da farmi pensare che li avesse fabbricati un operaio della natura, e fabbricati anche male, tanto ignominiosamente imitavano la specie umana. Penso che in questo ci siamo abbastanza corretti. Io penso che si dovrebbero correggere del tutto. Orazio! Eccomi qui, mio caro, per servirti. Orazio, non conosco un uomo al mondo che vanti un equilibrio come no, tu. No, signore. No, non ti sto adulando. Che vantaggio ne avresti per vestirti e nutrirti, non hai che un buon carattere. Da quando la mia anima è signora delle sue scelte, valuta e distingue, ho scelto te. Perché sei uno tu che nulla soffre pur soffrendo tutto. Uno che non discute la fortuna, ma ne accetta gli schiaffi e le carezze con lo stesso sorriso. Benedetto chi ha sangue caldo insieme a mente fredda. Non sarà mai quel piffero che il dito della fortuna suona come vuole e quando piace a lei. Datemi un uomo che non sia schiavo delle sue passioni. Io lo terrò nel fondo del mio cuore. Sì, nel cuore del cuore. Come te. Orazio. Stasera c'è spettacolo e c'è il re. Una scena del dramma è così il doppio, la copia della morte di mio padre. Quando arriva quella scena, il tuo spirito critico concentralo sul volto di mio zio. Se a un certo punto la sua colpa non esce dalla tana, il nostro spettro è un'anima malvagia e la mia mente puzza più schifosa dell'antro di un vulcano. Come i tuoi, i miei occhi saranno in lui due chiodi. Dopo congiungeremo le impressioni e ci pronunceremo. Molto bene. Se durante la recita fai il furbo, se ruba e non lo scopro pago il furto. Forza, cervello mio. Ho sentito che creature colpevoli a teatro sono state colpite così in fondo dal potere che c'è negli spettacoli da venir meno e confessare la colpa. Perché le colpe, anche se mute, parlano. Parlano in modo prodigioso. Io farò recitare a quegli attori qualcosa che ricordi a mio zio l'assassinio di mio padre, e scruterò dentro i suoi occhi e dentro la sua anima. Se vacilla, saprò io cosa fare. Il mio spettro può anche essere un'anima malvagia e potente com'è sulla natura delle anime fragili e malinconiche, mi inganna per dannarmi.
Mi servono... mi servono le prove. Dei riscontri. Ottima idea. Ho già deciso, a scanso di pericoli. Via subito, lo mando in Inghilterra. Con la scusa di quel vecchio tributo da riscuotere. Chissà che il mare, il viaggio, le abitudini, un paese diverso, non gli stanno dal cuore questo oggetto sempre lì ad occupargli i pensieri e che lo rende un altro da se stesso. Che ne dici? Ottima idea. Ma io continuo a credere che il principio e l'origine del male sia l'amore e spirito. Tu, signore, fa come credi. Però, dopo la recita, fa in modo che la madre, la regina, lo spinga a confidarsi. E parli chiaro. Io sarò dentro le loro orecchie se tu lo vuoi. Se poi neanche la madre viene a capo di niente, crepi pure in Inghilterra o altrove. E sia, non va lasciata sola la follia dei grandi. Adesso eccomi solo. E cosa sono? Un servo? Un accattone? Hai avuto buoni giorni, mio signore. Riverisco e ringrazio. Buoni, buoni. Signore, ho qui con me dei tuoi regali. Li conservo da tempo e non è giusto. Ti prego di riprenderli. Hai avuto buoni giorni, mio signore. Riverisco e ringrazio. Buoni, buoni. Signore, ho qui con me dei tuoi regali. Li conservo da tempo e non è giusto. Ti prego di riprenderli. Io non ti ho dato niente. Lo sai bene, signore, me li hai dati col sapore di un fiato così dolce che il pregio era maggiore. Quel profumo si è perso, ora riprendili, non amo i regali. Il cui scopo era volgare. Eccoli, sono tuoi. Sei onesta. Signore, sei bella. Che cosa stai dicendo, signore? Che se sei onesta e bella, la tua onestà dovrebbe rifiutarsi di sentir parlare della tua bellezza. La bellezza, signore, potrebbe avere relazione migliore che con l'onestà, certo. Perché il potere della bellezza farà molto prima a trasformare l'onestà in una puttana. E non la forza dell'onestà a rendere simile a sé la bellezza. Questo una volta era un paradosso. Ma oggi è moneta corrente. Ti ho amata. Un tempo. Se non altro me l'hai fatto credere. Tu avresti fatto molto meglio a non credermi, perché la virtù non può innestarsi sui nostri desideri fino al punto da farcene dimenticare il sapore. Non ti ho amata. Allora, Polonio, verrai il re a vedere lo spettacolo? E anche la regina. Stanno arrivando. Vai a dire agli attori di prepararsi. E anche voi due, correte. Sì, sì, signore. Devo fare l'idiota. Si comincia. Va, trovate un posto. Stasera c'è spettacolo e c'è il re. Una scena del dramma, è quasi il doppio, la copia della morte di mio padre. Quando arriva quella scena,
Il tuo spirito critico concentralo sul volto di mio zio. Ecco. Il bello è che io, figlio di padre assassinato, chiamato dal volere del cielo e dell'inferno a far giustizia, sono qui a girare gli spaghi intorno al cuore, a sfare il pacco come le puttane, e parlo, sciacquo le bestemmie come una serva. Schifo. Forza, cervello mio. Ho sentito che creature colpevoli a teatro sono state colpite così in fondo dal potere che c'è negli spettacoli da venir meno e confessare la colpa. Perché le colpe, anche se mute, parlano in modo prodigioso. Come stai, il nostro nipote Amleto? Benissimo, mangio come i camaleonti, aria farcita di promesse. Non ingrasseresti così nessun cappone. Amleto, la tua risposta non è pertinente. Queste parole non hanno niente a che fare con me. E neppure con me. Oramai. Tu, signore, mi hai detto che una volta hai recitato all'università. Sì, e con un certo successo. E che parte facevi? Giulio Cesare, ucciso in Campidoglio, da Bruto. Bruto? Bruttissimo uccidere Capodogli. Vieni qui, Amleto mio, siediti vicino a me. No, mia buona madre. Qui c'è un metallo che ha più tiraggio. Oh, hai sentito? Cara, posso entrarti nel ventre? No, signore. La testa, voglio dire, posso metterla sul ventre? Sì, signore. Hai pensato che ti chiedessi qualcosa di sconcio? Non ho pensato niente, signore. Bello pensare di entrare tra le gambe delle ragazze. Che cosa, signore? Niente. Sei di buon umore, signor mio? Che io? Sì, signore. Oddio. Vostro unico specialista di farse. Che cosa può fare un uomo oggi se non essere allegro? Guarda come se la spassa mia madre. E mio padre è morto, si è nota, da 2 ore. No, da 2 volte 2 mesi, signore. Così tanto? C'è dunque speranza che la memoria di un grand'uomo superi il semestre. Ma dovrà costruire chiese per la Madonna. Può fare la fine del cavallo di pezza dei vecchi balli. Ti ricordi, no? Cavallino, cavallù. E il cavallo non c'è più.
Qual è il significato del dramma, signore? Un misfatto mistificato. Accidenti. Significa omicidio. Forse ha a che fare con l'argomento del dramma. Ce lo diranno questi attori. Gli attori non hanno segreti, raccontano sempre tutto. Ci diranno anche il significato di questa scenetta muta. Di questa e di tante altre. Se tu non ti vergogni di fargliela vedere, loro non si vergogneranno di dirti che cosa significa. Sei cattivo. Cattivo. Guarderò gli attori. Brava. Vaghi giri da quando amore e Imene hanno legato i nostri cuori con un grande fiocco. E tanti giri, sole e luna, possano farci contare prima che si sciolga. Ma tu, da qualche tempo, sei cambiato, non conosci più gioia e io ne tremo. E che devo lasciarti cara, le forze mi abbandonano e la vita, ma tu felice ancora in questo mondo colorata vivrai, con altri nomi e un altro sposo. Ma che nuovo sposo io qui dichiaro che sposarmi ancora sarebbe un tradimento. Dove è più gioia, più grida il dolore. La gioia, lieto è il dolore, il mondo in cui viviamo ignora cos'è il sempre e non è strano che amore giri come gira il caso e anche la fortuna. Seguono tra loro sensi e motivi che contrari sono e vanità le fa i suoi calcoli. Nostro è il pensiero, ma non la sua voce. Oggi vicino ma il tuo bel luogo me vorrà, ma il tuo bel luogo me.
vi neghino aria e cibo, mi tolgano il riposo notte e giorno. Tutto ciò che tinge di pallore il volto della gioia e lo fa bianco, incontri ciò che voglio lo distrugga, sia la vita di qua e di là un castigo, se mi arrendo da vedova a un altro uomo. Solenne giuramento, ma ora lasciami. Mi sento fiacco e proverò a dormire, sdraiato qui. Cullato da bei sogni, e mai sieda sfortuna tra di noi. Ti piace questo dramma? Lei esagera coi giuramenti, mi sembra. Oh, lo manterrà. Hai già la storia? C'è qualcosa che potrebbe offendermi? No, è un gioco. Avvelenano per gioco, nessuno offesa. Come si intitola? La trappola per topi. Accidenti, che metafora, un troppo perfetto. È la storia di un assassino a Vienna. Il duca, il protagonista si chiama Gonzaga, la moglie Battista. È un drammaccio laido, ma che importa. La tua maestà e tutti noi siamo puri come angeli. Lascia Ronzino le sue pustole. A noi non ci riguardano. Quello lì è un certo Luciano, nipote del re. Commenti l'azione meglio di un coro, signore. Commenterai meglio quello che fate tu e il tuo amante se mi fai assistere ai tuoi giochi. Sempre pungente, signore, sempre pungente. Ti costerebbe un bel gemito temperarmi la punta. Non conosci tregua nel bene e nel male. E non è nel bene e nel male che vi sposate. Dai, assassino, comincia, basta con quelle smorfie, con quei gesti, comincia! Tenebrosi pensieri, alchimia, droga, complice l'ora, nessuno che spia, erba funesta colta a mezzanotte, maledetta da Ecate tre volte, col tuo potere magico rovina la forza e la salute della vita. Lo avvelena in giardino per sottrargli il regno. È una storia autentica scritta in perfetto italiano. Ora vedrete come l'assassino si fa la moglie del Gonzaga. Fate interrompere lo spettacolo! Luce, luce, luce! Il teatro. Ecco la trappola per catturare l'anima del re.